Ciao a tutti ragazzi, io sono Gerardo e oggi siamo ritornati su The Curry. Ciao a tutti ragazzi. Devi imparare a salutare, Lo so. no? Anche oggi, meno male, non c'è il cane rompiballe, anche se sta di là. E l'obiettivo è senti cosa ha da dire Laura. Dobbiamo sapere che ci racconta, questo è un fatto interessante. Che noi ci stiamo domandando, ma la domanda che ci stiamo facendo tutti è: Che vorrà dirci Laura? cosa ha fatto in questi 2 mesi, Laura? Infatti, mentre tutti giocavano con i bambini, Andiamo. che Ricordi di scherzi. un'estate. Perché non siete venuti al campo? Dov'eri negli ultimi 2 mesi? Visto, Siamo cosa venuti. Una sera prima. Quello è stato il nostro errore. so. È stato il loro errore. Sentiamo. 25 giugno siamo tornati, Laura. Ah, poi ci fa vedere quello che mi è successo. Ti ricordi che L'avevano il addormentata. prologo è finito con lei che l'avevano drogata e mo in cella, ci hanno arrestato. Quindi vuol dire che anche l'altro adesso in cella, quello che stavo prima. Quello che è stato infettato. No, quello infettato, quello che è stato preso. Quale? Come si chiama? Jacob, come si chiama? Max! Chiama ad alta voce? No? Sì, dai. Sì, no! Non lo so, ma tanto è rilevante. Muoviti. No, non facciamo capire che siamo su di. Comunque Max l'ha preso. Ed è stato infettato? Sì. Quello non è stato infettato, quello che è stato preso. Max. Ma a parte non si chiama Max, ma neanche Jacob. Ma Max è figlio Vedi come sta Max? Laura, non è Laura e Max, ed è quello nel prologo. In realtà io sto dicendo quello che è stato preso dai cacciatori. Jacob, come si chiama? Il fidanzato di Emma. Quello è stato preso. Quello è stato preso, ma mo, quello che è stato infettato sta in cella con lei. Ho capito, ma non ci azzecca. Io stavo dicendo, quindi se è stata messa in cella, boh, anche Jacob starà in cella. No! Come no? È stato preso. Siamo 2 mesi Ma prima! non sto dicendo che sta in cella con Laura, sto dicendo che è stato preso e l'hanno messo in cella. Così come 2 mesi prima avevano messo Laura e Max in cella, quando li hanno presi, 2 mesi dopo Jacob è stato preso, non è stato ammazzato come dicevi tu, che erano cattivi i cacciatori, ma l'hanno messo in cella. Oh, un poliziotto che c'entrano i cacciatori. Vabbè. Va Signora, bene. le cose si sono complicate. Quando starà in cella? Jacob non lo sa. Ma non sta in cella. Sì. He's dead. No. He's dead L'hanno preso i because. cacciatori, ma per salvarlo. Ma che per salvarlo? Il cacciatore più bravo. È diventato te quando ti toccano i capelli. Sì, va bene. Silenzio. Lei non può. Silenzio. Questo è un Silenzio. interrogatorio. Silenzio Io Bruno. chiedo e lei risponde. Nome. Dai, commissione. Sì. Allora chi? Con chi viaggiava e in che rapporti eravate? Max Brindley è il mio ragazzo. Dove eravate diretti? Ah, che scorricca questivo, sa già queste cose, che cosa ha fatto a Max? No. Io chiedo, lei risponde. È così che funziona.
Vabbè, condisce il lei. Sì, tanto. Tanto ormai. Bene. Bene. Che vuole sapere? Oh. Beh. Perché andavate ad Hackettsbury? Io e Max siamo tutor del campo. Stronzate! I tutor arrivano oggi. Gliel'ho già detto, siamo arrivati in anticipo e abbiamo pensato di andare al campo. E perché non al motel, come vi ho detto? Perché eravamo molto più vicini al campo e siamo al verde. Northkill. È lo sceriffo di Northkill. Prendi il sentivo incuriosita. Ok, sceriffo. Hackett. Ma Hackett com'è? Chris Hackett. Non cambia argomento. Ma che cazzo sta succedendo qui? Lei non ha idea di dove sia finita. Non ne ha la minima idea. È appena finita in un casino di merda, da cui può solo sperare di uscire viva per miracolo. E l'unica scelta è di chiudere la bocca e fare quello che le dico. Ha capito? Sì, ora. La prego. Può smetterla con questo tono intimidatorio e dirmi che sta succedendo. Max. Max è vivo. È vigito. No. Sento che sto per impazzire. No. Andiamo. Ehi. Max, poverino. Stronzo! Perché? Vuoi sapere che cazzo succede? Max! Che mi senti? Sì, Max è di campo. Mi è venuta l'illuminazione. Perché Chris... Allora, la notte che loro sono arrivati c'era la luna piena. Chris Hackett, che è il capo del campo, mancava. Non è che quello che stava chiuso nella cantina, tra virgolette, era Chris Hackett trasformato? E poi dopo si è ritrasformato? Sì, perché i lupi mannari... Allora... Una persona che diventa lupo mannaro resta lupo mannaro qua, solo la luna piena, poi si ritrasforma in essere umano ma non ricorda di quello che è successo. Probabilmente lui lo sapeva, per questo quando la notte prima della luna piena, cioè il giorno prima della luna piena, lui si è arrabbiato perché ci sarebbe stata la luna piena e sapeva che si sarebbe trasformato. Perché è scappato. E se n'è scappato per tenere al sicuro i ragazzi. Okay. Però c'è una cosa che non capisco. Quindi gli altri licantropi chi erano? Il problema è che urlare non serve a nulla, stai bene. Max! Stai bene? Sì. Cioè... Ancora un po' confuso, ma... Più o meno illeso, credo. Percorso giù. Allora? Sì? Perché sono nudo? Cosa? Dopo l'aggressione... Ricordo solo di essermi svegliato qui e tu non c'eri. E adesso ritorni e io sono stranudo e c'è sangue... Roba. Ah, quindi si è trasformato in un licantropo, poi è giorno. Che cazzo è successo? E quindi non è più un licantropo. Deluso, speravo lo sapessi tu. Volevo che voleva che confessassi. Cosa faccio? Deluso. In realtà speravo che potessi dirmelo tu. Ricordo dettagli sparsi, ma niente che abbia un senso.
Già, anch'io, come se fossimo drogati. Secondo te ci ha drogati? Lo sbirro? Ma è legale? No. Che cazzo crede di essere? Lo sceriffo di North Kill, a quanto pare. North Kill? Sì, Max. Cosa? Ma almeno l'hai guardata, la mappa. A che scorri a North Kill, è il nome della città. Bene, prego mentre mi sono stanco. E non è finita. Sulla sua targhetta del nome c'era... Se no, ammazza! Quindi pure i figli di quello si trasformano in ligandro. E quindi quella che è stata uccisa è, la è stata uccisa da Laura perché è un che cosa ti ha dato? Diciamo che non mi inviteranno la settimana della moda, questo è certo. Ehi! Ho detto che potete parlare? Non mi serve il tuo permesso, scusi. Scusi, staremo zitti. Davvero? Max? Ehi, che hai fatto alla mia vera ragazza? Cazzo! Cosa non si aspettava? E noi di stare zitto allora, ragazzi. Fuori le mani. Dai. Tocca a te. Vieni. No, puoi scordartelo, parliamo qui. Su. Ehi. Ehi. Cammina. Lasciami, cazzo. Su. Muoviti. Ma che vuole da questi? Aveva detto però di andare al motel. Lascialo stare, Severa, calma. Zitto. Ok. Ok. Pensa, allora pensa. Deve pure esserci qualcosa di utile qui. Qui però ho ancora l'occhio. Infatti. Cioè, ma lei non ce lo sta facendo vedere perché poi lo sta raccontando. Mentre Night Kill continua a sognare, la strega è nel bosco a singhiozzare. I corpi marciscono, ma i lupi non svaniscono e lo sceriffo non smette di strisciare. Che stavi dicendo? Lei, noi lo stiamo vedendo, in realtà lei nel frattempo lo sta raccontando. Sì, sta raccontando lei. Vagabondo, no. Cucchiaio. Vabbè, un cucchiaio. Ok. Questo cos'è? Lo vuoi togliere? Impossibile. Mi servirebbe una leva. Cucchiaio. Il cucchiaio. Potrebbe andare. Ok. Ah sì, dovrei farcela. Ah sì. Possiamo metterci qualcosa di utile? Fare tutto il coso. Ho studiato evasione da prigione, cioè nel senso, so come si può evadere, lì ci si può mettere qualcosa di utile. Decisamente non può rompere tutte le mattonelle per evadere. Si vedrebbe. E comunque non credo che sia molto legale. Ma molto anche è diventato un giorno, no? Ma perché non li lasciano andare? E lui si è incazzato. Vacci piano, sono delicato. Ma finiscila. In effetti. Cioè, era quello che stavo pensando anch'io.
Quando usciremo da qui la pagherai, pezzo di merda. Quando uscirete? Certo. Quando uscirete. Ma va? Spaventata, risponderemo alle domande. No, aspetta, noi risponderemo alle domande, ma non puoi tenerci chiusi qui dentro senza spiegazioni e pretendere che ce ne stiamo zitti e buoni, ok? Veniamoci incontro. Non siete di nessuna utilità. Ti prego. Ti prego. Ehi, non puoi lasciarci chiusi qui dentro. Ehi! Torna qui! Ah, quindi sono stati 2 mesi chiusi dentro la cella, secondo me. Dici? Cazzo! Porca pupazzina! Poi lui si è trasformato la notte della luna piena e lei è uscita. Com'è andata? Stai bene. No, stai bene, seria. Stai bene? È solo il piede. Passerà. Intendo l'interrogatorio. Ah. Se conosci il vecchio Max, nessuno può farlo cantare. Fai il serio, Max. Mi ha fatto un sacco di domande. Alcune molto strane e specifiche su noi due. Dove stavamo andando e perché, come mi sentivo stamattina. Non lo so. Quello che dicevo sembrava sempre infastidirlo. Ti ha chiesto come ti sentivi? Sì. Perché a te no? No. Ah. Cafone. Cafone. Che? Che lui si è trasformato e lei no. La storia tutto torna. Ah, senti, hai letto il suo nome sulla targhetta? Vuoi dirmi che non è Detective Katsumoshu? È Hackett. Sceriffo Hackett. Dici fa parte della famiglia Hackett. Oh mio Dio, quel Chris Hackett? Sì. Chi è Chris Hackett? Madonna. Tipo il capo del campo, signor Hackett di Hackett Squarry, ricordi? No, non ci ricordo. Cavolo. Sembra passata una vita da ieri. Ma che cazzo significa? Era una trappola? Forse c'è una rete di rapitori di Tutor? Sembra. Cosa? Ci hanno incastrati, non sembra. Non sembra un rapimento. Magari lo sceriffo Hackett non si comporta proprio come un tipico rapitore, ma nemmeno come un tipico poliziotto. E che farebbe un tipico rapitore? Chiedere un riscatto. Sto provando a tirarci fuori da questo casino e non posso farlo se non ho idea di cosa cazzo sta succedendo qui. E se proprio non ci fosse un senso? Cosa? Deve esserci. Ci sono cose che non hanno senso. E quindi? Tipo tema. Resteremo imprigionati qui dentro per tutta la vita? No, per 2 mesi. Penso tanti, oh. Non staremo qui per sempre, tirati su. Questo non è possibile, Max. Non può tenerci per sempre qui dentro. A me sembrava convinto, sai? Devi riuscire a pensare positivo, non lasciarti andare. Perché no? Forse è meglio se ci rassegniamo. No, che cazzo? Pensa al resto dell'estate, Max. Al futuro. Cioè, il mio sogno da quando avevo 5 anni è di diventare veterinaria. E non so che questo sacco di merda lo avevo. Quello è diventato. Sì, ligandro. Usciremo di qua. Vabbè. E mo ci sta vicino al ligandro. Lei vuole far veterinaria. Farai. Mamma. Allora, un conto è curare un cagnolino, un gattino. Un conto è curare una belva feroce. Perché? Cosa farò? Ho visto la lettera, Max. Ma mo è importante. Di cosa parli? La lettera di rifiuto del college. L'ho trovata nella borsa.
Hai frugato tra le mie cose. Non capisco perché non me l'hai detto. Mi vergognavo. Ma lei mi sta raccontando a sé, ragazzi, che lui gli è spiegato assolutamente niente e questo è stato rifiutato al college. No, perché il mio fidanzato è proprio uno scemo. Ma che cazzo? Non lo so, ma che ti devo dire? E quindi, empatica, scusami Max, magari scusa. Scusami, empatica. Scusami Max, ho un brutto colpo. Percorso aggiornato. Percorso, probabilmente Laura e Max. Allora, ha provato ad aiutare. Max si è preoccupato per Laura in prigione. Ha mostrato compassione per Laura. La tana del bianconiglio continua ad estendersi. Quindi adesso Dylan è stato morso da una creatura mentre provava a generare un suono acuto. Ok, questo vabbè. 30 monete d'argento. Abby è corso in soccorso di Nick. Abby ha sparato a Nick nella dependance e lui è scappato dalla finestra. Poi distrazione. Jacob è stato catturato dai cacciatori. Dare una mano. Ryan, non so cosa dica per tagliare, ma l'invenzione di Dylan si è fermata. Tra gli indizi ce ne mancano pochi. Gandino di Aro, uno scarabo. Ho problemi peggiori. Ok, allora. Scusa. Avrei dovuto dirti. Sai che mi puoi dire tutto, vero? Sì. Sì, lo so. Max apprezza la tua compassione. Sembrava molto più piccola da. Okay, adesso pensiamo a come uscire da qui. Bene, io ci sto. Ripensiamo bene a tutto dall'inizio. Da quando siamo partiti? Da quando è arrivato il poliziotto. Dopo aver incrociato quella cosa strana? Sì. In effetti, è da lì che le cose sono diventate strane. Sì. Era strano quando gli abbiamo detto che abbiamo quasi investito un animale. Sembrava che lo sapesse già. Sì. Sì. È stato davvero strano. E se non fosse un poliziotto? Di certo è un tipo losco, ma credo sia un vero poliziotto. Questa è una stazione. Sì, hai ragione, ma qui non c'è nessun altro. Già, è un po' inquietante. Soprattutto la storia dei due Hackett. Metti che ci siano di mezzo tutti e due. Ok. Dovevamo incontrare Chris Hackett al campo, e invece non c'è nessuno. E ci attacca a qualcosa. E appare il poliziotto. Quella parte la ricordo male. Cioè, mi ricordo la scala e un odore di pelo bagnato. E l'odore di pelo bagnato? Di un cane con scritto Ian. Di un cane con Ian. Ian. La cosa che ci ha attaccato era molto più grande di un cane. Era tipo come una persona. Sì, ti aveva conciato davvero male. Stupisce che tu stia così bene. Ricordo più che chiaramente i suoi denti che ti squarciavano. La cosa davvero strana è che non ho nemmeno un graffio. Cosa? Ehi, ok, domanda strana. Prima che ci perdessimo. Tu ti sei perso? Beh, sì, ma prima di quello ti ho detto: wow, che luna! È così grande, è bello vedere la luna piena nel bosco. È arrivato Max, che è lo scemo. Sì, quindi? Ok, allora. Sai, luna piena? Sì. E se ok, no. Basta. È un'ipotesi, no? Non puoi escludere che potesse essere un licantropo. Beh. Dimmi, mi stai prendendo per il culo. Licantropo, sul serio, ma che cazzo? Cosa? Che c'è da ridere? Ho detto esattamente la stessa cosa. Ok, hai magari qualcosa di meglio? Zombie? Alieni? Dracula che viaggia nel tempo?
Ma cioè, dopo tutto quello che hanno visto, ancora non... Ryan, chiudi il becco, William risponde calma. Ryan, giusto? Sì. Chiedi risposte, ti do le risposte, ma interrompimi ancora e la smetto. Come vuoi. Sarebbe poi così strano, con tutte le assurdità che abbiamo visto con Nick. Quella cazzo di cosa sul tetto. Anzi, in realtà si spiegherebbero un sacco di cose. Dylan, sto solo cercando di evitare i preconcetti, ok? Come per le tue storie di fantasmi, dimmi dove sarebbe la differenza. Quelle sono solo storie da farò, deve esserci una spiegazione razionale per tutto. Anche questo. Non mi sembravi tanto razionale quando mi hai staccato di netto la mano dal resto del corno. Me l'hai detto tu. E se ti trovi davanti a un morso, separa immediatamente l'arto dal torso. Come? Hai fatto bene. Vedi? Lo dice pure la filastrocca. E non ho ancora raccontato tutto. Quando avrò finito, sarà più facile decidere se credermi o no. Non mi importa. Ma devo finire. Finisci. E non rompere. Mi sa che... No. Le settimane erano infinite. Il poliziotto ci dava da mangiare e potevamo lavarci. Ma oltre a questo non lo vedevamo quasi mai. Max e io abbiamo parlato molto. Soprattutto di quello che è successo quella notte. Ci scambiavamo le teorie più assurde. Parlavamo del poliziotto, del campo, dell'incidente, del bosco, della creatura in cantina. Cos'era successo a Max? E lui non sentiva il tutto, pur se c'ha le telecamere. Ma niente aveva alcun senso. Sapevamo solo che dovevamo fuggire. Guarda che si allena lui. Guardate come sta allena. Dipartimento di polizia di Northkill. Non ce la faccio più. Oh! Sarà quello che mangiano anche al campo. No, non ce la faccio più a stare in questo posto. Già, quello è un problema. Facciamo qualcosa, dobbiamo andarcene. Ci serve un piano. Continui a dirlo. Da settimane ormai. Avvisami quando ce l'hai, ok? Così non sei di grande aiuto, Max. Infatti. Dimentichi una cosa. Cosa? Solo il piccolo dettagliuccio che potrei essere un licantropo del cazzo. Abbassa la voce. E allora che facciamo, dimmi? Scappiamo al tramonto e paghiamo finché non mi trasformo in un mostro di merda e ti uccido. E ti mangio e poi scappo via ancora con la tua carne tra i denti. Ok, ok, capito. Un problema alla volta. Ok, non siamo certi che sia davvero così e non lo sapremo mai se restiamo qui dentro. Ok. Beh, mi sembra che ci siano solo due opzioni. Yeah. Cerchiamo di portare il tipo dalla nostra parte. Così ci lascerà andare. Proviamo a coglierlo di sorpresa e scappiamo. Comunque devo fare un annuncio. Allora, questo episodio verrà molto, molto dopo il terzo episodio. Il terzo episodio, ragazzi, ci è voluto tantissimo a pubblicarlo. Perché sono 20 giga, perché ho avuto un problema. Ma non è un problema di cui ti guarda. Andiamo avanti con la storia. Che gliene frega? Allora, io le persone non mi interrompono mai mentre parlo con i miei iscritti. Vabbè, mentre fai il monologo, io guardo proprio così, poi dopo vediamo la storia. E va bene. E quindi questo, ragazzi, che è molto importante, possiamo continuare. Dobbiamo fuggire, facciamoci un amico. Allora, questa è una cosa molto importante perché facciamoci un amico prima. Ok, allora diciamo che ce lo facciamo amico. E dopo brancia aperitivi ogni domenica affinché non si pente dei suoi errori. Sì, dicevo per dire. Quello nemmeno sa cos'è un amico. Siamo fortunati se riusciamo a parlarci. Magari ha un lato tenero. Laura, penso che stia prendendo tempo per capire come liberarsi di noi. Per sempre. Pensava che li ammazzava. Possiamo solo scalpare, almeno proviamo.
Vale la pena provare. Se avessi voluto ucciderci, l'avrebbe già fatto. E che cosa aspetta? Facciamo così. Se non funziona, proviamo a scappare, ok? Già. Sì. Allora, come riusciamo a farcelo amico se nemmeno ci rivolge la parola? Non lo so. È un punto debole qualsiasi che possiamo sfruttare. E il tempo per scoprirlo non ci manca. Sì. Ok. È una manicure. È contento che mi vedo questa storia emozionante. Ehi! Capo! Posso chiamarti capo? Perché? Tu mi puoi chiamare agente Hackett. Hackett? Come Hackett Scorri? Che ti importa? Mi interessa tutto qui. Non ti conosciamo affatto. A me va bene così, ok? Ah, dai, capo, rilassati un po'. Dammi un motivo per questa ostilità. Posso dartene 7. Siamo stati pessimi, davvero? Sono scettica. Davvero? 7? Danneggiamento, effrazione, guida pericolosa, resistenza all'arresto, violazione di domicilio, danni alla fauna locale. Senza contare gli insulti. Sì, ma a parte tutto quello. Ok. Senti. Non c'è alcun motivo di continuare a fare così. Perché non proviamo ad andare un po' d'accordo? Ah. Ti credi furba? C'ho scoperto. Pensi diventeremo amichetti e vi lascerò andare senza problemi? Scordatelo. Coglione! Max! Vabbè, tempo sappiamo zero. Max è un licantropo. Tra pochi giorni c'è la luna piena, che farai? No, signora, non sei un bel niente. Sì, lo sappiamo. Ci sono rimasta male. Ho detto, togliti subito quei cazzo di vestiti. Fanculo! Stai indietro! Max, che cosa succede? Stai lontano da lui, cazzo! Questo è il roba di 2 mesi, vero? Sì. Vieni. Lasciami stare! Siediti. Sta ferma. Vuoi fare la veterinaria? Ora farai pratica. Liberami! Non ci crederai finché non lo vedrai tu stessa. Cazzo, la prossima volta chiedilo e basta. Cristo. Resta lontano. Sì, rispondi. Dove ti trovi? Passo. Merda. Sistemo un paio di cose. C'è di aiuto? No. No. Ma io di no. Dammi mezz'ora. Passo. Cosa succederà? Beh, ti avviso. Non sarà piacevole. Tranquilla, io tornerò alla roba. Mi stai davvero lasciando qui? Sei al sicuro. Ma rimani lontano. Non rimarrà lontano. No, non è lontano per voi. Ma solo per lei che non rimarrà lontano. Ok, basta con la manicure, no? Ok. Max si sta per trasformare. Transformers. Sono qui, dimmi cosa senti. Sono qui. No. Tranquilla, Max. Sono qui. Sì. Sì, certo. Tutto bene? Beh, non saprei. Non mi sento tanto bene.
Dimmi, come posso aiutarti? Mi sento calda. Tu hai caldo? Mi ha legata a questo cazzo di tubo enorme che non è proprio fresco. Stai indietro, ok? Sei un po' troppo vicino. Non è che abbia tutta questa scelta. Max? Max? No, no, no. Si sta avvicinando, ma... Laura è scema. Vabbè, ma adesso è arrivata la mia. Sì, si è alzata e si è avvicinata. Oh, Gesù. Ecco l'occhio. Come riesci a scappare? Non scappa. Eh? Scappa, credo. Sei andata solo a vedere... ho capito, però in qualche modo qual è riuscita a scappare. Cazzo! Cioè se lo sta medicando da sola. Prendi visione, guarda, lei apre, trova qualcosa. Ah, ok, ok, per questo dobbiamo fare. Ti prende la chiave, ecco come scappano, e lo chiude dentro. Beh, è ritornata in cella. Quello aveva detto che tornava all'alba. Vediamo cosa nasconde quel bastardo. Cioè possiamo andare in giro. Perché? Cioè guarda quanto ci aveva legato vicino. Ah, ma come si sono aperto un attimo? Lui l'aveva lasciata aperta. Perché? La nostra, perché tanto ci aveva legato là. Ah. Aspetta. Ci aveva legato. E come si è liberata? Quando gli ha dato la manata ha rotto anche la catena. Usciamo, andiamo via. Qua dobbiamo aprire la siringa. Ah, dove qua? Oddio, mamma mia. Ok, questa è l'uscita. Cosa nasconde? Cosa nasconde? Chi di questo? Saliamo qua, vediamo un po'. Dobbiamo per forza trovare una siringa. Dobbiamo uccidere tutti gli Abbott. No, gli Abbott. Gli Abbott. Oh no, gli Abbott. Boh, perché mi hanno tolto ogni cosa. E gli altri più gli Abbott. Direi che è più chiaro di così si muore.
qual era? Lo sappiamo noi. Non puoi provare password a caso. È impossibile. Devi trovare la data di nascita di lui. Anne Radcliffe ed Edward Benson. Chi saranno? Tu sempre con la manicure. E quindi non riesci a fare commentari. Sto facendo i commentari. Cercavo di capire, poco da commentare qua. Deve trovare la loro rinascita, quello, e deve trovare la siringa. Sì, poi ce ne dobbiamo scappare. Cosa nascondi, Travis? Chiusa. Figurati. Ma non posso lasciare Max. Continuo a cercare o... è meglio se torno in cella e aspetto. No, continuo a cercare. Ah, ma c'è un piano di sopra. E chi l'aveva visto? Comunque in cella non ci torno. No. Tanto dobbiamo accedere al computer. Ho bisogno di cosa? Seringa. Vabbè, ma lei scappa a priori, dobbiamo... Sì, perché sennò non la raggiungere là. Però dobbiamo scegliere il destino di Max, secondo me. Ah, ma Max è un altro. Se scappa o meno. Distintivo bruciato. Chiunque ce l'avesse non deve passarsela bene. Carbonizzato, vabbè. Infatti. Siamo a 42 minuti. Alcuni sono quelli. Siringa droga. Ecco. Vabbè, la cosa più importante è che ho usato per drogarmi. La nasconderò in cella. Allora, qua non c'è nient'altro. Dobbiamo andare al computer. Ma se non abbiamo trovato la data di nascita. Qua ci siamo entrati? Sì. Invece rientriamo. Devo sdraiarmi. No, tu devi cercare finché non trovi la data di nascita di quello stro... hai capito? Max di là tutto incazzato. Magari l'abbiamo trovato, non ce ne siamo accorti. No.
Non lo so. Secondo me ci sono informazioni. Sì. E le informazioni sono tanto belle. Allora, di qua si torna in cella e noi questo non lo vogliamo. No, di qua si sale su. Ci immagino per poco praticamente. Ho trovato intanto il carro. Se no quella volta non portavamo niente. Dai, ma dov'è che abbiamo lasciato una carta? Perché? Cioè non una carta, dov'è che abbiamo lasciato la carta del compleanno suo? Qui c'è la carta del compleanno. Probably. Qualche documento. Ho esaurito le idee e le energie. Devo dormire. No, te sta zitta. Arriva uno schiaffuno, se no. Te sta zitta e devi continuare a cercare. Se vuole dormire. Non dorme. Se sta zitta. Ma in realtà non c'è niente. Se c'è il coso bloccato, vorrà dire che ci sarà una cosa per sbloccarlo. Sarà probabile è sopra secondo me. Ci lo siamo lasciati sfuggire. In questa stanza non ci siamo proprio entrati. Ok. Vediamo, qua c'è una cartolina con la data di nascita. Cacco di mamma. Ah, ecco. 56. 1900. Significa 60. Che è nato nel 1965. La nostra mese è anno. No, solamente quello. Solo l'anno. No. 1965. Torna compito. No. Non c'è una scommessa? Io vado, però non sarà così. Perché il mio compleanno 1965. Il tuo compleanno quando è? Che c'entra, amore? L'anno di nascita. Compleanno, che anno? Quando compio gli anni? Che anno? Lui compì gli anni nel 1965. No. Va bene. Tanto non sarà così. Ci scommetto. No. Lo sapevo! 65, mancano giorni al mese. Ma è impossibile. No, lo sapevo io. Cerca bene. Allora.
Non so proprio dove. Secondo me, ragazzi, scusate se stavo zitto, però secondo me è in quella stanza sempre dove abbiamo trovato il compleanno, cioè l'anno in cui è nato. Qua, secondo me. Deve essere qui da qualche parte. No, qua non è. Ragazzi, allora, siamo a 51 minuti di video. Probabilmente troviamo questa cosa e poi ci vediamo in un nel prossimo video, perché non sto trovando niente. Oppure la trovo e poi lo vediamo. Oppure non la trovo e la cerco off camera, così ho tutto il tempo del mondo. Scatoloni. Non si può interagire con niente in questa stanza. Full moon. Birdie Bears. 7 luglio. Ok, ce l'abbiamo fatto. Ma a questo punto lo vediamo in questo episodio qua. Mi dispiace perché, ragazzi, manca veramente, ma veramente pochissimo alla fine di questo capitolo, probabilmente. E purtroppo va così che non ce la faccio in tempo. Vabbè. Ok. Di qua... A quanto siamo? 53, ok, ce la facciamo. Ok, 7 luglio 1965. Di escursionisti, ma di cacciatori di fantasmi in cerca di risposte, finiti miseramente tra le granfie della strega di Huggett's Quarry e spariti nelle tenebre per sempre. Come noi, tranne la parte del finire tra le granfie della bla bla bla. Sì, beh, noi siamo più investigatori di fantasmi. Tipo detective? Certo. E poi? Cos'è successo? Beh, stando ai resoconti del giornale locale, la North Kill Gazette, alcune balle di fieno presero fuoco la sera dell'inaugurazione, causando incendi. Siamo riusciti? Benissimo. Anche la direttrice dello spettacolo itinerante e la sua misteriosa piccola creatura. Ok, ragazzi, abbiamo ascoltato. C'è tutto sto casino per questo, poi niente di lì. Che sta succedendo? Che succede? Non voleva, lo vedevamo. Chi? La strega mia, che scura. Bizzarro e bona fide. Cos'è, ho guadagnato?
Bronzo. Vale niente. Ma mo andiamoci a rimettere dentro la cella. Aspettiamo che quello arriva. Sì, ma guarda. A 60 HDR. E dobbiamo interrompere qua. Ok, vabbè. Allora, ragazzi, ritorniamo in cella così salva. Sì, 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 è tu solo. Tu solo. Ah, sì, 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 è giusto. No! Che sta succedendo? Torno al menu principale ora. Perché? Ho sbagliato, dovevo mettere prima la siringa là dentro. Ma non te lo fa fare. Vedi che non te lo fa fare? Spero. Perché l'aveva già salvato, secondo me. Sì. Vabbè, sono rimasto fregato. Vabbè, me la tieni in tasca. No, continuo a cercare, madonna, meno male. Grazie di Dio. Metti la siringa. In quel coso. Ti dà sempre un'altra possibilità. Fidati. Ah, ci rimette pure il mattone. Certo. E poi come lo vediamo? Secondo me era meglio che ce la tenevamo in tasca. No, perché se la tenevamo in tasca vedeva. Vai a dormire. Vabbè, ragazzi. Io direi che per questo episodio possiamo terminare qui. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao.